Ciao persona che hai aperto appena questo video, volevo informarti. Ho appena comprato il mio iPhone 10 e il mio smartwatch serie 3, quindi ultimo orologio Apple uscito, alla cifra di 400 euro di iPhone 10 256 giga e 150 euro di smartwatch, semplicemente utilizzando il canale Telegram di un mio carissimo amico che lavora con Girata. Se anche tu sei interessato a comprare uno di questi oggetti, passa dal canale Telegram che trovi qui sotto in descrizione, si chiama Girata VIP comunque, e niente, clicca il link qui sotto in bio e se sei interessato entra nel gruppo. Oggi sono qui per parlarvi di quella volta in cui rimasi bloccata a 903 km da casa mia. Esattamente sabato 4 novembre sono andata a Palermo per un compleanno. Sono andata lì e lei è andata tutto bene. E sono arrivata a Palermo che erano all'incirca le 10. Comunque sabato 4 novembre mi sono divertita, sono andata a questa festa, ho incontrato alcuni miei amici, comunque mi sono vista con delle ragazze, dei ragazzi, miei amici che conosco di Palermo. Siamo andati in hotel, siamo andati anche a pranzo, questi amici, comunque tutta una roba così. E ho dormito in hotel. Domenica avevamo l'aereo alle 8 di mattina. Immaginatevi, due romane, due persone comunque di un'altra città, a Palermo a girare per una città a noi sconosciuta alle 6 del mattino. Tutto questo perché il carissimo signore che ci doveva accompagnare fino all'aeroporto, che anche lo stesso della sera prima che ci ha invitato al compleanno, siamo stati con lui comunque la sera e tutto, lui la sera del compleanno ci ha comunicato che non ci avrebbe potuto accompagnare per dei suoi problemi. E noi eravamo lì con mamma, ci siamo dette: wow, stupendo, ma guarda, non ce lo dire prima. Ce lo poteva dire tranquillamente anche quando eravamo ancora a Roma. Così io sinceramente, ragazzi, a girare in una città a me sconosciuta non mi sarei fatta 903 km così inutilmente per poi ritrovarmi a girare per una città alle 6 del mattino, non sapendo minimamente neanche come caspita si chiama l'hotel. Abbandonare una ragazzina di 15 anni e una mamma in una città così sperduta credo che sia il gesto più infantile, diciamo, e abbastanza vergognoso di sempre. Abbiamo girato appunto per Palermo, siamo riusciti a prendere un autobus che ci ha portato all'aeroporto. Cosa è successo? Noi la sera prima avevamo richiesto di cambiare comunque i biglietti, perché secondo noi era, a parte un pochino troppo presto, ragazzi, alle 8 di mattina a prendere l'aereo in una città sperduta e cercare un mezzo per andare all'aeroporto era alquanto impossibile. E secondo, ragazzi, mia mamma è di cittadinanza bulgara, quindi di nazionalità bulgara. Questa persona, alquanto intelligente, che non ci ha nemmeno chiesto fra un po' i nomi, ha scritto sul biglietto che mia mamma è di cittadinanza italiana. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Siamo riusciti ad arrivare lì in tempo, comunque siamo riusciti ad arrivare lì un'ora prima. Abbiamo fatto tutte le cose nostre, comunque abbiamo fatto il giro. Abbiamo preso... chi ho preso? Io ho preso questo, ragazzi, ho preso un tè, che c'ho ancora qui la boccetta, che è bellissimo, dell'Arizona. Mia mamma ha preso un caffè e siamo arrivati ai controlli. Abbiamo messo le valigie, comunque tutte quante le cose, ragazzi, si fanno comunque un controllo degli aeroporti. Ci controllano il biglietto e fanno: signora, qui è scritto che lei è di cittadinanza italiana, quando lei in realtà è di cittadinanza bulgara. Perché? Mia mamma non sapeva come rispondere, perché questi biglietti non li abbiamo comprati noi, ce li ha comprati questo uomo che ci ha invitato alla festa della figlia, che chiameremo Gilberto. Ecco, Gilberto ci aveva comprato questi biglietti, quindi non ci ha dato. La sera prima noi avevamo richiesto anche il numero della prenotazione, così che da cambiare sia l'orario, perché comunque 8 di mattina è troppo presto. Tramite questa aviocompagnia potevamo cambiare l'orario dei biglietti, soltanto che ovviamente, che cosa ha fatto questa, che cosa ha fatto Gilberto? La sera prima non ci ha minimamente cagato, non ci avevo risposto. Complimenti, bravo Gilberto. Gilbertino non ci ha minimamente cagato per tutta la mattina. Noi eravamo messi lì nel panico, siamo scese giù a chiedere: guarda, è successo questo, questo, quest'altro, abbiamo spiegato la situazione, poi siamo risaliti di nuovo ai controlli e giù e su e giù e su, e alla fine, ragazzi, l'aereo è partito e noi siamo rimaste a Palermo, quindi a 903 km da Roma. Gilberto non ci rispondeva, non sapevamo comunque come caspita tornare a casa, perché questi ci hanno detto che potevamo comprare un biglietto per mercoledì, perché tutte quante le aviocompagnie avevano i voli pieni e in più il costo del biglietto era di 500 euro a persona. E tutto ciò, Gilberto non ci stava con continuando a rispondere, delirio più totale. Mamma entra nel panico, io pure. Ho messo infatti anche una storia su WhatsApp dicendo: siamo bloccati all'aeroporto di Palermo, grazie aereo per essere partito, grazie. Grazie. Dopo un'ora e mezza che noi eravamo lì in aeroporto, ci ha risposto Gilberto dicendoci: mi dispiace. Così,
mi dispiace. Noi abbiamo scritto tutti quanti i problemi del cambio delle cose per... E lui ha risposto con mi dispiace. Io quando ho letto la risposta ho fatto ma è serio? Cioè, mi dispiace. Oltre al fatto che tu non ci hai accompagnato minimamente all'aeroporto, siamo andati noi comunque con l'autobus a Palermo, quindi città che caspita la conosce. Cioè, io non ci sono mai stata a Palermo, raga. E tu mi rispondi con un mi dispiace. Cosa è successo dopo? Questa è tutta una cosa filmata, è tutto documentato. E adesso vi allegherò anche dei video che ho registrato lì a Palermo. Comunque ci saranno delle clip che ho registrato a Palermo. Ore 12:57. Siamo bloccati a Palermo. Ok, aggiornamento del momento. Buonasera a tutti. Sono le 6 di sera e siamo a Catania Centrale. Vedere. Siamo a Catania Centrale. Io e mamma abbiamo comprato un biglietto per Calatabiano. Voi vi state a chiedere che caspita è Calatabiano? Calatabiano è un paesino della Sicilia dove ci abita in questo momento Deborah e Andrea. Abbiamo comprato questi biglietti per Calatabiano, quindi noi siamo arrivate da Palermo a Messina, quindi 5 ore di treno. Da Palermo a Messina col treno. Da Messina abbiamo aspettato un altro treno per Calatabiano. E sparate a Calatabiano alle 8 di sera. Abbiamo mangiato a casa di Andrea, comunque con Deborah, tutti quanti felici, che comunque eravamo lì. Ma l'unica persona qui infelice ero io, perché ero a 900, anzi ero pure più allontanata, ero tipo a quasi 1000 km, no, ero 1000 km da casa mia. Ero lì impanicata e dicevo, bene, e mo che famo? Allora, ho passato la notte da Deborah, abbiamo passato la notte da Deborah e Andrea. Ragazzi, io credo che Calatabiano sia la stazione più grande che abbiamo mai visto. Cioè, passa soltanto un treno che passa esattamente... Raga, ma che... io non capisco. Deborah, tu, da Roma, sei venuta a vivere a Calatabiano. Ma pure Andrea, no? Poteva nascere in tutte le parti mai possibili da Sicilia, è nato a Calatabiano. Prima abbiamo chiesto a quella della stazione, dobbiamo scendere a Calatabiano. Quello là mi ha detto dov'è. E io ho detto... Devo ammettere che è veramente pulito. Cioè, ragazzi, è strapulito. Vi giuro, è pulitissima questa stazione. Non c'è una cicca per terra. E quindi, boh. Cioè, tutta questa situazione a me fa molto ridere. Carini sti secchi, guardate. Cioè, voi a Calatabiano vi permettete di dire in un'altra passare la linea gialla quando c'è soltanto una linea con... Cioè, capisco che ci stanno 40 treni. Dice, oddio, madonna. Cioè, però, santo il signore, no? Cioè, io vengo qui. E raga, questo era l'ultimo treno. Cioè, adesso non passerà più un treno. Adesso mi lancio. Volevi, volevi, piccolo, piccolo haters. Buhu. Un giorno dopo, la vicino a dove c'era il tubo era e poi la grande spinta. Oh. Oh! Se stava che è il cocoperaro. Deborah, senti di libera di insultare chi vuoi. Mi hai trascicato, brutta stronza. Non me, non devi insultare me. Hai detto chi vuoi, mi dispiace, ragazzi tuoi. Siamo anche usciti, siamo divertiti comunque. Ci siamo divertiti. Il giorno dopo abbiamo preso il nostro treno direzione Roma. Sapete quanto ci abbiamo messo a tornare a casa? 10 ore di treno. Non sono state per niente noiose o cose così, perché vi giuro, l'abbiamo passato in un modo così veloce che manco mi sono accorta che erano 10 ore di treno. Siamo anche salite sul traghetto, perché da Sicilia a Reggio Calabria c'è quel distacco, no? E quindi siamo anche saliti sul traghetto. Ho avuto la possibilità di salire sul traghetto. E tutto questo, ripeto, è documentato. Ciao. Ma siamo col treno dentro una nave. Che strafigata. Guarda, cioè, guarda, siamo dentro una nave. Abbiamo ripreso di nuovo il treno. Comunque il viaggio è andato tutto bene. Tornate a Roma e abbiamo riscritto con questa carissima persona chiamatasi Gilberto. Nome puramente casuale, ragazzi, non si chiama Gilberto. Ho chiamato Gilberto. E Gilberto, sapete cosa ha fatto? Posso dire no, raga, veramente mi dispiace per tutta... No. Ci ha risposto mettendosi a urlare. Yeah! Io adesso chiamo la vostra agenzia. Vi dovete far rimborsare i soldi della vostra agenzia. E noi eravamo lì del tipo, tu non ci hai accompagnato all'aeroporto? Ci hai fatto perdere l'aereo perché avevi sbagliato la nazionalità? Tu mi stai dicendo che per richiedere il rimborso devo chiamare l'agenzia? Io in totale per questo viaggio ho speso la bellezza di 350 euro in biglietti di treno, capite? Perché l'andata e il ritorno erano pagate da questa agenzia. Perché l'andata e il ritorno erano pagate da questa persona. Però questa persona qui non ci vuole mica dare, non ci ha voluto mica dare il rimborso. Il rimborso delle spese che ho speso io per andare a Calatabiano e da Calatabiano andare a Roma. Queste sono cose che ho pagato io e che nessuno mi rimborserà, perché questa persona che abbiamo visto è una persona molto di classe, molto ragionevole, che mi risponde alle cose dicendomi mi dispiace quando vedo una ragazzina di 15 anni
è una mamma. Tu le lasci da sole la mattina alle 6 di mattina a girare per una città sconosciuta. Cioè, ma tu che padre sei? Adesso se tu... Facciamo finta adesso tu vieni a Roma. Io adesso te lascio con tua figlia di, che caspita, ne so, 12-13 anni a girare a Roma da solo. E tu mi scrivi, oddio, ho perso l'aereo per questo, per questo. Io ti rispondo come mi dispiace. Tutte queste cose, ragazzi, comunque, sono cose che a me succedono. Non so perché c'è qualcuno, non so chi, li mannaggia due di chi me la mandi. C'è qualcuno che me le tira a me, perché una persona vede tutti quanti i miei video dove parlo di queste cose e dice, ah sì, ma solo te rapina, ma solo te perdi, ma solo te addormenti, ma solo io, solo a me succedono queste cose. Che poi non è successo solo questo mentre eravamo in viaggio. Vi farò un altro video sopra, ragazzi, quindi mi raccomando, commentatemi qui sotto se volete appunto il video dove vi racconto cosa è successo mentre eravamo in treno, perché mentre eravamo in treno, ragazzi, è successo l'inspiegabile, che è anche successa, cioè, che poi questa cosa è anche una notizia che comunque dire sul giornale di Roma, credo che si chiami il giornale di Roma, comunque News di Roma, è andata a finire anche lì, ed è una cosa veramente grave, di cui a me dispiace, ma allo stesso tempo ho molta ansia a sapere questa notizia. Comunque non vi voglio spoilerare niente, ve lo racconterò in un prossimo video. E vedete che il mio cappello l'ho messo così è per coprire la bolla che ho in testa. C'è la bolla, l'unica bolla che c'è un capoccia, non lo so. Quindi se questo video vi è piaciuto, ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel like. Fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa avete fatto nella mia situazione e se secondo voi il comportamento di questo carissimo Gilberto è adeguato. E poi, ragazzi, voi mi chiedete perché non vengo dalle città lontane. Ma grazie al cacchio, ogni volta che vengo da una città lontana comunque devo beccare una fregatura o cose del genere. Cioè, raga, vi auguro buona giornata e mi auguro, ragazzi, che voi non perdiate mai un aereo o cose così. Voi avete mai perso un aereo o un treno? Se sì, scrivetemi sotto nei commenti e raccontate la vostra storia. Vi mando un bacio e ci becchiamo al prossimo video.